Presidente, ringrazio anche l'onorevole Siracusano per aver posto questa interpellanza che consente di ulteriormente precisare, oltre a quelle precisazioni che sono già state fatte sia in sede qui di interrogazioni la scorsa settimana, sia nell'altro ramo del Parlamento. E le do subito un'anticipazione, ancora prima di passare alla lettura dello svolgimento della risposta. Tutto quello che lei ha elencato lo si troverà non nella legge finanziaria, nel decreto finanziario fiscale, ma si trova nella legge di bilancio, quindi deve ancora essere portato all'attenzione degli organi parlamentari. Signor Presidente, signori deputati, la linea di intervento che il Governo intende portare avanti con assoluta determinazione sul versante della sicurezza dei cittadini ha come obiettivo primario l'innalzamento dell'azione di prevenzione e contrasto delle forze di polizia rispetto ai diversi fenomeni di illegalità. Il raggiungimento di tale risultato richiede come passaggio necessario il potenziamento della capacità operativa delle diverse componenti del sistema sicurezza, da realizzare sia attraverso l'attuazione di un più efficace modello organizzativo degli uffici e dei reparti esistenti, sia attraverso un mirato piano di potenziamento straordinario degli organici in alcuni settori strategici. È ovvio che bisogna riorganizzare, perché ci sono anche strutture, virgolette, vecchie, e ci sono necessità anche di contrasto al crimine nuove. In tale quadro posso intanto confermare che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha già predisposto un progetto per la revisione delle dotazioni organiche delle questure e per la definizione di un nuovo modello organizzativo delle stesse e dei commissariati di pubblica sicurezza. Ciò sulla base di parametri e indicatori che fanno riferimento alla complessità dei contesti territoriali di riferimento e in particolar modo agli indici di delittuosità generali, al radicamento della criminalità organizzata e all'esistenza di condizioni di particolare conflittualità sociale, oltre naturalmente all'incidenza dei fenomeni migratori. Sul progetto in questione è in corso un confronto con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato. In merito ai tempi di attuazione, come ho già avuto modo di riferire la scorsa settimana proprio in quest'Aula, il progetto di riorganizzazione potrà divenire operativo già dalla primavera 2019, dopo la fase di predisposizione dei necessari atti normativi e ordinamentali. In merito poi all'eventualità di possibili tagli al personale paventata dall'onorevole interpellante, posso assicurare che non è prevista alcuna riduzione di organico, ma al contrario il potenziamento degli stessi per tutte le questure, e a questo rinvio al futuro piano che sarà inserito appunto in legge di bilancio come potenziamento degli organici. Proprio sul versante delle iniziative per il potenziamento degli organici segnalo lo stanziamento di 500 milioni di euro, circa 500 milioni di euro, inserito nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre scorso, finalizzato al piano straordinario di assunzioni per poliziotti, magistrati e personale amministrativo. Più in particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'Interno, faccio presente che il piano straordinario di potenziamento riguarderà, oltre alla Polizia di Stato, anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della carriera prefettizia e quello contrattualizzato dell'amministrazione civile, al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità anche in relazione a peculiarità specifiche e a compiti in materia di immigrazione, di ordine pubblico e di favorire altresì il necessario ricambio generazionale. E anche su questo intendo sottolineare molto: le nuove assunzioni straordinarie consentiranno di abbassare l'età media, che è un fatto purtroppo che nel nostro comparto sicurezza si fa sentire. Per la Polizia di Stato l'intenzione è quella di procedere ad un ripianamento al 100% del turnover del personale, attraverso l'attuazione di un piano quinquennale di assunzioni per azzerare completamente le carenze di organico. Come ha dichiarato il Ministro Salvini in questi giorni, l'obiettivo è quello di arrivare fin dal prossimo anno alla progressiva assunzione di 10.000 giovani, uomini e donne, tra forze dell'ordine, vigili del fuoco e altri addetti del comparto sicurezza. Intanto l'attenzione dell'esecutivo su questi temi si è già tradotta con l'introduzione di specifiche misure nel decreto legge 113 del 4 ottobre 2018, il cosiddetto decreto sicurezza e immigrazione, che è in fase di conversione a partire dal Senato. E in questo modo mi riferisco in particolare allo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2018 e 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 19,
dal 19 al 25 destinati al potenziamento degli apparati tecnico-logistici della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco. Allo stanziamento di circa 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale della Polizia di Stato. All'incremento di circa 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a partire dall'anno 2020 degli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del Fuoco. All'istituzione di un fondo per i correttivi del riordino dei ruoli delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, ivi comprese le capitanerie di porto, pari a 15 milioni di euro per il 2018 e 15 milioni di euro a decorre dal 2019, non utilizzati per l'emanazione dei decreti correttivi. A tali risorse va aggiunta una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare e di risparmi realizzati in relazione all'attuazione di misure di ottimizzazione e organizzazione finanziaria. A riguardo si comunica inoltre che è intenzione del Governo incrementare di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019 le risorse del predetto fondo. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di riordino e corrispondere agli impegni già assunti in sede di audizioni degli organismi sindacali e del COCER del personale, è poi allo studio una proposta per la proroga della delega dei decreti correttivi da inserire già in sede di conversione del decreto legge sicurezza. In conclusione, il Governo confida che le misure in atto e quelle che si realizzeranno nei prossimi mesi consentiranno di innalzare ulteriormente gli standard di operatività e di efficacia di tutte le componenti del sistema sicurezza, sistema che rappresenta un asset strategico per garantire quel quadro di legalità necessario ad assicurare le precondizioni per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. E quindi concludo e dico senza problemi all'onorevole interpellante che le risorse che sta mettendo a disposizione il Governo e che sotto l'impegno del Ministro Salvini le forze dell'ordine potranno utilizzare consentono di garantire non solo il turnover, quindi con l'abbassamento dovuto all'età anagrafica più bassa del personale, ma un incremento straordinario che non ha eguali per decenni nel nostro comparto sicurezza e a un'immissione di risorse a disposizione che non ha uguale per molti decenni nel comparto sicurezza. Ovviamente occorrerà riorganizzare, perché anche le fattispecie di criminalità che devono essere contrastate sono differenti. Ci sono specialità che devono essere incrementate e specialità che ormai hanno passato il tempo e quindi vanno riorganizzate. Su tutto questo il nostro impegno le posso garantire che è massimo. La ringrazio, sottosegretario Candiani. La deputata Matilde Siracusano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua domanda. La ringrazio, sottosegretario. Prego. Per la risposta. Siamo ovviamente parzialmente soddisfatti per gli obiettivi che lei con molta determinazione si sta prefissando.